Se vuoi capire meglio l'italiano, questo è il canale giusto. Keep watching for some easy listening practice that will bring you to three beautiful Italian regions. Andiamo! Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Oggi ascolterai tre dialoghi semplici. Ogni dialogo parla di una regione d'Italia diversa. Come tante altre regioni italiane, queste tre regioni hanno in comune il mare, il vino e il buon cibo. Forse ci sei stato. Today you will listen to three dialogues. Before each one of them, I will show you a list of keywords. Try to identify them in the dialogues. Then be active and answer my questions. I will ask you which Italian region our characters are talking about. It's very easy, but listen carefully. As always, practice, practice, practice. Listen, listen, listen. Sole, mare e tarallucci. Abbronzatura. Costa. Indovinare. Traghetto. Indizio. Ciao Sandra, che bella abbronzatura! Sei stata al mare? Sì, sono stata al mare dove c'è la costa più lunga d'Italia. Sei andata in Sardegna? No, non posso prendere il traghetto. Sai che soffro il mal di mare. E allora dove sei stata? Prova a indovinare. In questa regione ci sono tantissimi castelli, torri e chiese barocche. Sei andata in Sicilia? Ci sono tantissime chiese barocche. Ma no, ti ho detto che non prendo il traghetto. Ti do un altro indizio. In questa regione si mangia benissimo. Ma si mangia benissimo in tutta Italia? Dove sono stata io, ancora di più. La gente è allegra e ospitale, si festeggia, si balla e tutto finisce a tarallucci e vino. Tarallucci? Adesso ho capito. E tu? Hai capito? Ascoltiamo di nuovo il dialogo e poi ti farò tre domande facili. Ciao Sandra, che bella abbronzatura! Sei stata al mare? Sì, sono stata al mare dove c'è la costa più lunga d'Italia. Sei andata in Sardegna? No, non posso prendere il traghetto. Sai che soffro il mal di mare. E allora dove sei stata? Prova a indovinare. In questa regione ci sono tantissimi castelli, torri e chiese barocche. Sei andata in Sicilia? Ci sono tantissime chiese barocche. Ma no, ti ho detto che non prendo il traghetto. Ti do un altro indizio. In questa regione si mangia benissimo. Ma si mangia benissimo in tutta Italia? Dove sono stata io, ancora di più. La gente è allegra e ospitale, si festeggia, si balla e tutto finisce a tarallucci e vino. Tarallucci? Adesso ho capito. Sono sicura che adesso hai capito tutto. Prova a rispondere. Sandra è stata in vacanza. È stata al mare o in montagna? Sandra è stata al mare, nella regione con la costa più lunga d'Italia. Perché Sandra non è andata in Sardegna o in Sicilia? Perché soffre il mal di mare e non può prendere il traghetto. Dove è stata Sandra? In quale regione d'Italia? Tu hai capito? Sandra è stata in Puglia, una regione dove si mangia benissimo. I taralli e i tarallucci sono dei prodotti tipici pugliesi. Adesso andiamo avanti
Cambiamo regione. Let's go to another Italian region. La riviera più festaiola d'Italia. Stufo. Confusione. Discoteca. Pineta. Parco divertimenti. Chiudere occhio. Basta, torno in albergo. Sono stufo di tutta questa confusione. Ma scherzi, è divertentissimo! Dai, andiamo in discoteca! Non ci penso proprio. Domani voglio alzarmi presto e andare in spiaggia quando non c'è nessuno. Leonardo, hai sbagliato vacanza! Ma mi piace qui il mare, la pineta, il Sangiovese, la piadina. I bar, i parchi divertimenti, la musica giorno e notte. Già, ieri non sono riuscito a chiudere occhio. Ho proprio sbagliato vacanza. Anzi, ho sbagliato riviera. L'anno prossimo vado in Liguria. Hai capito la regione? Leonardo è in vacanza in riviera. Ma quale riviera? Riascoltiamo. Basta, torno in albergo. Sono stufo di tutta questa confusione. Ma scherzi, è divertentissimo! Dai, andiamo in discoteca! Non ci penso proprio. Domani voglio alzarmi presto e andare in spiaggia quando non c'è nessuno. Leonardo, hai sbagliato vacanza! Ma mi piace qui il mare, la pineta, il Sangiovese, la piadina. I bar, i parchi divertimenti, la musica giorno e notte. Già, ieri non sono riuscito a chiudere occhio. Ho proprio sbagliato vacanza. Anzi, ho sbagliato riviera. L'anno prossimo vado in Liguria. Ecco le mie domande. Perché Leonardo vuole tornare in albergo? Perché è stufo della confusione? Leonardo elenca delle cose che gli piacciono. Te le ricordi? A Leonardo piacciono il mare, la pineta, il Sangiovese e la piadina. Hai capito dov'è Leonardo? Leonardo è in Romagna, sulla riviera romagnola. Sei mai stato in Romagna? La riviera romagnola non è solo confusione e divertimento, ma anche relax a contatto con la natura. Questa è una pineta. E ora l'ultimo dialogo. Via dalla pazza folla. Culla. Civiltà. Escursione. Ridicolo. Topolino. Cinghiale. Eccoci finalmente al mare. Sembra impossibile che ci sia così poca gente. Che meraviglia, dopo il caos di una delle città più turistiche d'Italia. È anche una delle città più belle d'Italia. Certo, ma anche qui è bellissimo. Sapevi che questa è la culla della civiltà etrusca? Non mi interessa molto l'archeologia. Male! Potremmo andare a visitare Populonia e Vetulonia. Che nomi ridicoli! Li hai letti su Topolino? No, io vorrei andare a fare un'escursione a cavallo. Bella idea! Però adesso ho fame. Cosa si mangia qui? Pappardelle con il cinghiale, ovviamente. Sandra e Viola sono in una delle regioni più turistiche d'Italia, però in una zona tranquilla, vicino al mare. Hai capito dove sono? Ascolta di nuovo il dialogo. Eccoci finalmente al mare. Sembra impossibile che ci sia così poca gente. Che meraviglia, dopo il caos di una delle città più turistiche d'Italia.
È anche una delle città più belle d'Italia. Certo, ma anche qui è bellissimo. Sapevi che questa è la culla della civiltà etrusca? Non mi interessa molto l'archeologia. Male! Potremmo andare a visitare Populonia e Vetulonia. Che nomi ridicoli! Li hai letti su Topolino? No, io vorrei andare a fare un'escursione a cavallo. Bella idea, però adesso ho fame. Cosa si mangia qui? Pappardelle con il cinghiale, ovviamente. Ecco le mie ultime tre domande. La zona in cui si trovano Sandra e Viola è la culla di quale civiltà antica? È la culla della civiltà etrusca. Cosa vuole fare Sandra? Vuole andare a visitare Populonia e Vetulonia? No, Sandra vuole fare un'escursione a cavallo. Infine, qual è la regione di questo dialogo? Hai capito? Siamo in Toscana e precisamente in Maremma. Avevi indovinato? Secondo te, qual è la città bellissima e molto turistica di cui parlano all'inizio del dialogo? Scrivimelo nei commenti. È una città della Toscana. Allora, sei stato in una di queste tre regioni? Qual è la tua regione italiana preferita? Leave a comment and tell me your favorite Italian region. On our Patreon page you will find more information on the places we mentioned today. If you are new to this channel, make sure to subscribe and watch the other videos in this playlist. We have hours of listening practice for all levels. Ci vediamo presto su questo canale. Ciao!